Ciao! In questo video attaccheremo le gambe al corpo, per questo ci serviranno le gambe pronte, il corpo e un ago abbastanza lungo, di circa 10 cm o anche di più se ce l'hai. Per questo prendiamo l'ago e al centro della gamba, un centimetro dal bordo, lo inseriamo nella gamba andando perpendicolare al pavimento. Poi entriamo nel corpo prendendo come punto di riferimento la cucitura e usciamo nella seconda gamba alla stessa altezza, in questo modo. Ora prendiamo un altro ago, sempre lungo, con un filo resistente e attraversiamo da una parte all'altra con il secondo ago. Tutto questo lavoro si fa per equilibrare poi la bambola, nel senso il primo ago che abbiamo inserito è per far sì che le gambe siano alla stessa altezza, poi con il secondo ovviamente già andiamo a cucire. Ci serviranno anche due bottoni, ho dimenticato di dirlo, due bottoncini, in questo caso uso i bottoni trasparenti. Passiamo dal bottone numero 1 e ritorniamo nella gamba passando vicino ai punti dove siamo entrati. Ritorniamo nella seconda gamba . Controlliamo che la bambola sta in piedi, che le gambe siano alla stessa altezza e finiamo di passare con l'ago e usciamo dall'altra parte. Aggiustiamo il primo bottone e adesso andiamo a prendere il secondo. Passiamo prima su un buco, poi sull'altro, così che ci ritroviamo tutti e due i fili sotto al bottone. Tagliamo i fili lasciando le code così lunghe e facciamo due nodi sotto, così sotto al bottone. Stringiamo bene la bambola, attacchiamo bene le gambe, io qua mi aiuto con i denti praticamente e ok, questo è il terzo nodo di sicurezza e poi abbiamo finito. Ora possiamo mettere i pantaloncini, tirarli su e cucirli direttamente al corpo della bambola. Aggiustiamo anche i pantaloncini sotto portandoli a ginocchio. L'orlo lo mettiamo dentro. Rigiriamo in dentro, cioè, e così sistemiamo i pantaloncini. Per le ragazze nuove che non si sono iscritte ancora al mio canale o alla mia pagina Instagram, dipende da dove state guardando questo video, vi consiglio di iscrivervi, perché ci sono tantissimi video in arrivo. Finiremo a fare tutta questa bambola
e poi faremo anche il Mickey Mouse, perché questa sarà la mini. Quindi iscrivetevi al canale o alla pagina Instagram e pigiate anche sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ora andiamo a cucire il pantaloncino direttamente al corpo.